noi dovevamo verificare se sussisteva un collegamento tra l'acquidotto Baseriano e le vasche del Palazzo di Fraternita che sono qua. Questo collegamento sussiste perché l'acqua dell'acquidotto Baseriano entrava qui, entrava in queste due vasche e poi andava a finire nelle vasche del Palazzo di Fraternita, dove poi coloro che abitavano, i magistrati che abitavano il palazzo, utilizzavano l'acqua. È la prima volta che vengono esplorate le viscere di Piazza Grande ad Arezzo. Il progetto, frutto della collaborazione tra Fraternità dei Laici e Collegio dei Geometri di Arezzo, parte dal restauro dell'acquedotto Baseriano già in corso. 3 chilometri circa da percorrere sottoterra e che collegherebbero appunto il Palazzo di Fraternità e Piazza Grande all'acquedotto Baseriano. Un'esplorazione che non sarebbe possibile senza l'aiuto dei Vigili del Fuoco e che sarà tradotta su carta da 10 giovani geometri aretini. Le difficoltà sono un ambiente particolarmente stretto, si passa da una botola di 40 per 50, c'è l'acqua, ci sono delle paratie di ferro bloccate che possono anche essere pericolose, non c'è la luce, è un ambiente chiuso, le difficoltà sono tante, evidenti. Questo studio è innanzitutto una soddisfazione personale, perché andare a rilevare un monumento storico che è qui da 500-600 anni non è una cosa che capita tutti i giorni. Questo è un servizio che il Collegio dei Geometri offre gratuitamente alla Fraternità dei Laici, per dare appunto un contributo alla città come gruppo di lavoro e come collegio. Lo scopo è quello di riuscire a fare un progetto durante il recupero della terrazza di Fraternità, che noi stiamo già elaborando come magistrato, affinché si possa far passare le persone dai sotterranei di Fraternità, farli entrare nella galleria idraulica e percorrerla per 500 metri fino agli archi. Questo obiettivo sarà possibile dopo l'autorizzazione del sindaco, del consiglio comunale e della sovrintendenza. Insomma, tutti insieme, con i Vigili del Fuoco e con i giovani del Collegio dei Geometri, stiamo studiando la fattibilità di questo progetto culturale e turistico per dare sviluppo alla nostra città.